Regionale Trasporti Claudia Maria Terzi, quali saranno le novità per il trasporto ferroviario dopo la chiusura del Ponte Paderno? Beh, allora, ovviamente proseguono tutte le attività e tutti i mezzi sostitutivi, che sono sia i pullman, quelli che partono da Paderno ovviamente per gli studenti, che soprattutto tutto il servizio di navette sostitutive. Ora, dal 2 gennaio la navetta partirà da Terno, quindi non più solo da Calusco ma anche da Terno. L'obiettivo è di slegarla poi a quella che è l'orario del treno per fare in modo di assicurare una costante connessione tra questi due territori che sono appunto, hanno dei collegamenti sospesi da quando non c'è più il Ponte San Michele. In particolare stiamo studiando la possibilità poi di svolgere una navetta che vada ad attestarsi a Dolgiate, quindi sulla S8, anche se questa è una linea già molto carica, quindi sarebbe probabilmente più difficile da gestire. Questo in accordo, o meglio in contraddittorio con i rappresentanti dei pendolari, che quindi dopo questi qualche giorno di prova ci diranno qual è la soluzione migliore. Per quanto riguarda i treni, allo stato attuale viaggia ancora il 710, che è il servizio aggiuntivo, ma ha tanti problemi poiché non c'è una traccia libera, quindi arriva con molto ritardo. L'ipotesi è di sostituirlo con un treno 745 diretto, che permetterebbe sostanzialmente di arrivare, ma in meno tempo, a Milano e in maniera più certa per quanto riguarda poi i servizi. Anche questo poi da verificare con le esigenze dei pendolari, ma l'obiettivo è quello appunto di assicurare un treno in più, ma che sia certo e puntuale per quanto è possibile ovviamente in questo momento di difficoltà, e un servizio navetta che possa coprire in maniera capillare il territorio.